Sindaco, pochi giorni fa c'è stato un incontro molto importante qui nella città di Silvi, in cui oltre all'amministrazione comunale hanno partecipato diversi esponenti della regione Abruzzo, c'era il vicepresidente Imprudente, c'era l'assessore Quaresimale. Ecco, avete parlato un po' di tutto, soprattutto per quanto riguarda le prossime opere strategiche per quanto riguarda il territorio di Silvi. È stata una bellissima giornata a cui hanno partecipato i quattro assessori regionali, ricordiamo Nicola Campitelli, Emanuele Imprudente, Nicoletta Verì e Pietro Quaresimale per la Lega, oltre ai consiglieri regionali della provincia di Teramo. Veramente una bellissima giornata, soprattutto perché si sono parlati di progetti strategici per un territorio come il comune di Silvi, che è il primo comune eletto con un sindaco della Lega, con consiglieri e assessori, e dunque un segnale di forte fiducia proprio per il futuro. Ecco, sindaco, si è parlato di quello che sarà ovviamente il 2022 qui nella città di Silvi, opere pubbliche che ci saranno. Noi abbiamo posto in evidenza tutti quei progetti che avevamo sviluppato in questi anni e che sono pronti per partire. Dunque abbiamo chiesto un forte impegno da parte della Regione e soprattutto da parte degli assessori, dei consiglieri Lega, proprio perché questo è un comune a trazione Lega, e alcune situazioni strategiche che, come ho detto, sono progetti pronti e cantierabili, e dunque siamo sicuri che la Regione ci darà un segnale importante. Ecco, sindaco, oltre a opere pubbliche e progetti si è parlato anche di turismo? Si è parlato di tutto, a 360 gradi, abbiamo trattato diversi argomenti, dalle opere pubbliche ai progetti sul turismo. Naturalmente abbiamo affrontato tutti quei siti che il comune di Silvi, ma soprattutto che la cittadinanza di Silvi aspetta da tempo e che ormai sono, diciamo, pronti a partire.